Monte Bondone, esperienze di natura ma anche esperienze sportive. Siamo a Vason con Big Camp edizione 2018 e sono con Dario Sanna che è il direttore tecnico, il direttore sportivo di questa manifestazione. Oltre 600 ragazzi impegnati con il volley provenienti da tutta Europa. Sì, da ogni parte d'Italia, da vari paesi d'Europa. Abbiamo avuto nelle scorse edizioni ragazzi che venivano da Pechino, dalla Colombia, dall'America, per cui in brevissimo tempo è diventato un camp internazionale. Quali sono le pratiche che svolgono questi ragazzi? Allora, Big Camp significa Beach Indoor Green, per cui i ragazzi affrontano queste tre discipline e si confrontano dunque sui nuovi campi da green, due campi da beach che abbiamo, che vedremo dopo, e poi l'indoor, ringraziamo appunto tutto il comune di Trento per aver creato questi campi stupendi in brevissimo tempo. Sopramonte abbiamo anche un bellissimo palazzetto dove ci rechiamo due o tre volte alla settimana e facciamo un lavoro molto molto di specializzazione. Ormai siamo giunti a un numero considerevole di edizioni, quindi si conferma l'interesse anche delle nuove generazioni per queste discipline. Sì, 11 anni qua in Bondone, 11 anni dove il camp si è trasformato tantissimo, è partito come un ritrovo delle giovanili della Trentino Volley per impegnare il periodo estivo, quindi proseguire l'attività invernale. E in questi anni sono iniziate a avere iscrizioni, ad arrivare delle iscrizioni da parte delle ragazze, poi da ragazzi che venivano da fuori dal Trentino, ogni parte d'Italia, d'Europa, del mondo, quindi è diventato veramente un qualcosa di estremamente interessante e speriamo nei prossimi anni di arricchire sempre di più la nostra programmazione. Cosa insegna la montagna ai giovani sportivi? Questa è una bella domanda. Tanti camp in Italia ci fanno competizione perché hanno il mare, hanno la sabbia. Noi abbiamo invece l'aria pulita, abbiamo la montagna, abbiamo l'aria fresca. È un clima, è un ambiente particolare. I ragazzi si sentono quasi protetti, per cui tornano molto molto volentieri. Si fa tanta pallavolo, ma si fa l'aria aperta, per cui è un qualcosa che rispetto all'inverno i loro club non conoscono. Questo li spinge a ritornare, a passare con noi tanti anni. Abbiamo ragazzi che arrivano qua a 11 anni, ci lasciano che ne hanno 18, che è l'ultima età in cui possono frequentare. È un ambiente magico e questo ci aiuta tanto.